ASL 4 Arinox, assistenza psicologica a pazienti oncologici e i loro familiari. Il servizio viene garantito grazie ad una borsa di studio pagata da Arinox di Sestri Levante, l'azienda del gruppo Avvedi. Collaborazione dunque con l'ASL 4, reso noto oggi all'ospedale di Sestri. I pazienti in trattamento attivo sono attualmente 400. ASL 4 ha attivato un servizio di assistenza psicologica per circa 400 pazienti e i loro familiari della struttura di oncologia dell'ospedale di Sestri Levante diretta dalla dottoressa Ornella Sanguinetti. L'incarico di un anno è stato assegnato alla psicologa Elisa Fadda, attivato grazie al contributo donato da Arinox. L'iniziativa presentata oggi si colloca sulla scia di altri interventi già promossi dalla nostra azienda in risposta a richieste di varie realtà operanti nella città, soprattutto in ambito sociale, afferma l'amministratore delegato di Arinox, Massimiliano Sacco. Questo rispecchia un tratto tipico della politica del gruppo Arvedi, dove la proprietà non manca di interagire costruttivamente con le amministrazioni comunali e le istituzioni locali, attraverso le sue aziende per contribuire alla promozione del territorio secondo le indicazioni dei suoi rappresentanti. Abbiamo trovato un gruppo di 7 cavalli selvaggi dell'Aveto rinchiusi in un recinto dopo essere stati catturati e sradicati dai loro pascoli in altura nel territorio di Borzonasca. Il nostro timore è che diventino carne da macello e che siano stati portati in un allevamento a Imperia. È l'allarme lanciato dai volontari dell'associazione Rewild Liguria, che da tempo difende la sorte dei cavalli selvaggi dell'Aveto, rilanciato da altre associazioni animaliste come Meta Parma e Animalisti Italiani. I cavalli, dopo alcuni giorni di prigionia, mostrano segni di sofferenza e non hanno nutrimento perché l'erba è finita, dichiarano i volontari che hanno fotografato gli animali e denunciato il caso. Ci domandiamo come le autorità possano accettare che i cavalli si trovino in queste condizioni e che una giumenta gravida, che abbiamo chiamato Sole, cieca da un occhio, possa essere trasportata su un camion all'ammasso tra un calcio e l'altro dei suoi compagni di sventura. C'è bisogno di tutti coloro che hanno a cuore i cavalli e la loro libertà. Ieri si è conclusa a Valle Grande, ai margini della strada delle gallerie tra Sestri Levante e Moneglia, l'installazione delle cancellate che devono evitare l'accesso dei cinghiali alla strada. L'intervento, finanziato dal comune di Moneglia, è stato deciso dopo che nei mesi scorsi, soprattutto a maggio e giugno, si erano verificati alcuni incidenti a causa della presenza di cinghiali nelle gallerie. Le cancellate in metallo sono andate a sostituire le palizzate provvisorie in legno e rete metallica collocate il 30 giugno scorso per dare una prima risposta al problema. Soddisfazione viene espressa dal consigliere regionale capogruppo di Forza Italia Claudio Muzio, che si era attivato in questo senso. Nell'ultimo consiglio comunale di Chiavari la maggioranza ha votato contro l'ordine del giorno presentato dal consigliere comunale di minoranza Nicola Orecchia del gruppo Chiavari con te, che chiedeva di dotare consiglio e commissioni di un servizio di interpretariato nella lingua dei segni. Tutti i consiglieri di minoranza hanno votato a favore. La decisione della maggioranza di votare contro l'ordine del giorno è stata molto deludente, dice Orecchia, così come penso siano rimaste deluse tutte le persone presenti nel pubblico che hanno partecipato al Consiglio Comunale e potuto seguire la discussione grazie alla traduzione degli interpreti LIS intervenuta per l'occasione. Peccato, conclude Orecchia, credo che sia stata un'occasione persa per dare un segnale positivo alla città. Replica del sindaco di Chiavari, Federico Messuti. I consiglieri di minoranza durante il Consiglio Comunale dello scorso luglio hanno votato contro la variazione di bilancio che stanziava le risorse necessarie per procedere alla digitalizzazione della sala del Consiglio, progetto che migliorerà lo streaming e renderà possibile la fruizione anche da parte di persone con disabilità uditiva, dice il primo cittadino, che cita anche la traduzione in lingua dei segni delle celebrazioni del 25 aprile per dire che la giunta comunale si è già attivata da tempo con un progetto concreto a favore dell'inclusione delle persone sorde.
A Camogli la viabilità nel centro storico cambia. Con l'ordinanza firmata dal sindaco Francesco Olivari, dal 3 novembre al 25 marzo sarà consentita la circolazione in via Ruffini, via Schiaffino, piazza Amendola, via Repubblica, piazza Schiaffino, via 20 settembre nei giorni feriali, eccetto il mercoledì, dalle 5 alle 19. Permarrà il divieto per i mezzi sopra le 3 tonnellate e mezzo. Inoltre sarà consentita la sosta solo per brevi operazioni di carico e scarico, massimo un'ora, con l'obbligo di indicare l'ora di arrivo. L'amministrazione comunale della cittadina del Golfo Paradiso ricorda anche che i parcheggi blu della zona ex scalo ferroviario e via Ferrari saranno gratuiti nei giorni feriali, a pagamento solamente nei giorni festivi e prefestivi. La chiavarese Marta Cantero ha vinto il mondiale di nuoto sincronizzato per atlete con sindrome di Down che si sta svolgendo in Portogallo. Il consigliere comunale con delega allo sport del comune di Chiavari, Andrea Danino, ricorda anche il fratello dell'atleta chiavarese, vittima di un incidente, e dice: Marta ha portato a Chiavari l'ennesimo trofeo internazionale. In cielo ci sarà una stella che brillerà d'orgoglio, la stella di Simone, che ti ha sempre accompagnato nella tua straordinaria carriera. Complimenti a Marta e a tutta la Chiava di Nuoto. ARPAL ha emesso l'allerta meteo gialla per temporali che interesserà tutta la regione a partire dalle 19 di stasera per concludersi alle 15 di domani. Già da ieri lo scenario meteorologico è andato lentamente cambiando sulla Liguria. Il flusso si è disposto dai quadranti meridionali e adesso la regione è interessata da aria umida e instabile che scorre a immagine di un profondo sistema depressionario presente sull'Europa occidentale. Nelle prossime ore sono dunque attese precipitazioni, dapprima sparse e poi più diffuse su tutta la Liguria, in intensificazione tra il pomeriggio e la sera. Si prevedono rovesci e temporali anche forti. I fenomeni tenderanno a esaurirsi gradualmente dalle ore centrali di domani a ponente, mentre sul centro Levante isolati fenomeni forti saranno possibili fino a sera. ARPAL segnala anche il rinforzo dei venti meridionali, con raffiche in particolare sul centro Levante, dove il mare sarà fino a molto mosso. La musica in sottofondo per un pomeriggio bianco-nero qui in via Heckengren, campo del settore giovanile, con il responsabile, mister Vincenzo Ranieri. Allora, Vincenzo, ci siamo già trovati nelle precedenti settimane, ci ritroviamo oggi qui in mezzo a questa marea bianco-nera per presentare alla città di Lavagna il settore giovanile che quest'anno è cambiato notevolmente in meglio. Sì Fabio, tanti saluti a te e tanti saluti ai ragazzi, ai nostri tesserati. Abbiamo deciso con la società, con la proprietà, di dedicare una giornata proprio come presentazione di tutti i nostri ragazzotti, dai più piccini, dai 2016-17, quindi primi calci, attività di base, a seguire tutto il settore giovanile, fino ad arrivare alla Juniores se c'è anche qualche presenza della prima squadra. Quindi con la famiglia Compagnone abbiamo scelto questa giornata in questa struttura, perché grazie anche all'apporto del comune ci è stata ridata la struttura qua in via struttura Per 7 anni, se Heckengren non sbaglio. per 7 anni, da buttare un pochettino le basi, no? Le basi per un Certo, futuro ma è un roseo. centro bellissimo questo, Centro fantastico, bellissimo, nel cuore della città. ci sono E i due campi, uno un pochettino più questo a grandicello che si 7 può dove siamo giocare noi, l'altro è a 5 a e poi abbiamo 6-7. la nostra casa che è lo stadio Rivoli, poi Lo stadio l'ultimo. Rivoli, sì. In questa struttura abbiamo deciso anche 3 volte a settimana di aderire a un'attività di coordinazione motoria per i bambini che esula dall'aspetto calcistico, quindi è un'aggiunta di attività che abbiamo deciso come novità di portare quest'anno ed è libera a tutti i tesserati dai 2017 al 2010. La si svolge con il responsabile che è un nostro tesserato, Ermanno Montepagano, che è un preparatore motorio, e la L'abbiamo già svolgiamo sentito, dal. ascoltato sulla pagina ufficiale della società. Perfetto. La svolgiamo lunedì, il martedì e giovedì dalle ore 17 alle ore 17:30.
settore giovanile che per le squadre dilettantistiche, mister, è fondamentale. Da questi piccolini si spera che un giorno qualcuno possa arrivare in prima squadra. Sì, diciamo che l'obiettivo primario per proprio i piccini, il primo aspetto da guardare è farli divertire. È farli divertire, è all'aria aperta, la salute, il movimento. Certo. Partiamo da quello con i più piccini per poi man mano a arrivare anche a toccare degli aspetti di calcio, calcistici. Certo. Grazie ai nostri istruttori, che ringrazio tutti per la disponibilità, perché sono ragazzi precisi a modo e si dedicano anima e cuore per questi nostri tesserati. Esatto. Allora, tra poco noi vedremo le fasi importanti, quando i ragazzi saliranno sul palco per naturalmente presentarsi alla città. Mister, nel corso dell'anno ci ritroveremo ancora, intanto buon lavoro. Grazie. Per la società lavagnese. Grazie anche a te. Grazie. Ciao. Mister. Come dicevo con mister Vincenzo Ranieri, questo è un pomeriggio a tinte bianconere. Jack, una grande soddisfazione, perché oggi la società lavagnese, su questo campo, su questo impianto che avrete in gestione per 7 anni grazie al comune di Lavagna, si presenta il settore giovanile, che è totalmente cambiato in meglio da quest'anno. Intanto parto ringraziando tutti, sia l'amministrazione comunale, i nostri dirigenti, Giulia, tutti per aver organizzato questa splendida giornata che sta ancora per iniziare, tra l'altro, che quindi aspettiamo così che tutti possano salire sul palco e essere presentati tutti, perché comunque se lo meritano e siamo in tanti, veramente non mi aspettavo così tanta gente, sono molto soddisfatto e contento per questo. Adesso però ti devo fare una domanda. A giugno, quando la famiglia Compagnoni ha deciso di prendere in mano la situazione, personalmente ti saresti aspettato tutta questa grande affluenza di ragazzi? Ma guarda, è una grande soddisfazione, sinceramente, una grande no, vittoria. Fabio, perché io dopo che ho finito di giocare a calcio, diciamo, bene, con Riva Samba, sono stato proiettato in prima squadra, ho fatto il direttore sportivo, quindi occupandomi praticamente solo della prima squadra. Quest'anno mi sono un po' ritrovato a occuparmi un po' del settore giovanile e sinceramente avevo tanto da imparare e tante cose non le sapevo e non le conoscevo. Però devo dirti la verità, che quando poi ci metti passioni, certo, voglia e stare tutto il giorno sul campo, parlare con uno, parlare col mister, parlare con il genitore, parlare con i bambini, conoscerli tutti nome per nome, che conoscerli tutti credo sia impossibile, però si ci prova, è poi una soddisfazione. La cosa più bella è vedere il sorriso di questi piccoli ragazzini. Assolutamente. Che con la maglia bianconera, con il pallone in mano, arrivano, varcano questo cancello. Questa è la più grossa vittoria, e se poi Jack un futuro regalerà anche qualche campioncino, ben venga. Beh, alla Lavagnese. Chiaro, si lavora per questo e comunque gli istruttori lavorano per cercare di far crescere il nostro settore giovanile e i ragazzi nella maniera migliore. Poi se esce qualcheduno, tanto di guadagnare. E allora Jack, io ringrazio te. Grazie, ringrazio Fabio. La famiglia Compagnoni, il presidente. Ci incontreremo ancora nel corso dell'anno. Tra poco i ragazzi saliranno sul palco per presentarsi alla città. Quel meraviglioso logo che avevate fatto voi. Però se adesso lo vedete con tutto lo sport attorno, penso che sia ancora più bello. Perché voi siete una regione per lo sport outdoor, per lo sport per il turismo, per lo sport per i cittadini, lo sport per tutti, lo sport per un turismo internazionale, nazionale. Il successo incredibile del Tiguglio, già quest'anno i dati che hanno dato sono di grande successo, e sicuramente l'anno prossimo sarà una bomba. Tra le manifestazioni e gli eventi che saranno fatti in più da ogni piccolo comune o grande comune, dagli eventi che ci saranno, creeranno
quei finanziamenti al turismo e allo sport importantissimo. Una comunità come la vostra ha tutte gli attu per non vincere, ma secondo me per stravincere. E devo ringraziare sentitamente tutti gli amici che hanno collaborato, tutti i sindaci, prima di tutto il sindaco di Lavagna, che si è subito detto io sono pronto. Quindi questi 35 municipi che parteciperanno a questo evento saranno un successo incredibile per un richiamo turistico sportivo, per il benessere e la salute dei cittadini. Noi siamo a disposizione e vi aspetteremo, spero, il 5 dicembre alla sala plenaria del Parlamento europeo a Bruxelles, dove saranno consegnate le bandiere a più di 100 municipi, comunità, capitali europee dello sport, city, town, e speriamo che ci sia ovviamente anche il Tigullio. La visita della Commissione sarà a giorni, la settimana prossima saranno 5 membri di 5 paesi differenti, ma sicuramente si innamoreranno tutti del Tigullio. Quindi non vi preoccupate. Ah, è il Golfo Paradiso, ci mancherebbe. Recco è già comune europeo dello sport. Recco è l'anticipo di tutto, quindi ha anticipato Recco il Tigullio. E quindi siamo convinti e siamo orgogliosi, perché sono italiano, di portare questa comunità del Tigullio Paradiso a essere riconosciuta dal Parlamento europeo e dall'UNESCO il 5 dicembre al Parlamento europeo.